giustamente l'applauso è al nostro fantastico giovanissimo Gabriele. Ripartiamo. Ripartiamo. 170.000 euro ti aspettano lì in fondo al percorso delle parole con la ghigliottina, ma adesso non pensiamo alla cifra, cuffia, pensiamo a scegliere bene le parole. Si comincia. Cominciate a giocare anche voi da casa con noi, se avete piacere, con la parola anima, oppure con la parola animale. Animale. Ghigliottina. Ripartiamo da anima. Emozioni, oppure sarà elezioni. Emozioni. Ghigliottina. Anima, elezioni, la terza parola. Scarto, oppure scatto. Scarto. Ghigliottina. Vabbè. Ripartiamo da scatto. Minestrone, oppure sceglierai mozzicone. Mozzicone. Ghigliottina. Finalmente. Bravo Gabriele, che non molla. L'ultima parola. Nera, oppure nero. Nera. Ghigliottina. Bravo Gabriele, che non si dà per vinto. Anima, elezioni, scatto, mozzicone, nera. Queste sono le cinque parole. Stasera valgono 21.250 euro, ma devi trovare la parola che dà senso a tutto. Vai, un minuto da adesso. Grazie Gabriele, puoi liberarti della cuffia. Ci prepariamo, questa è la tua parola. Libero dai sigilli la parola che stasera ti farebbe vincere 21.250 euro. Scatenatevi anche in rete, Twitter, Facebook, Instagram, dovunque avete già scritto, pubblicato. Secondo voi stasera la parola che fa vincere 21.250 euro è selva? Come ha scritto Gabriele, oppure no? Quasi niente, devo dire. Questa cioè? Sera era un blackout quasi totale. Ho pensato alla selva nera, penso esista. Esiste, foresta sì. Nera, selva nera. C'è la selva nera. Poi ho provato con le elezioni, inteso come selva, nel senso che sono complicate, sono tante cose. Però non lo so. Uno scatto nella selva, no? Corsa campestra, certo. No, non lo so, purtroppo. Il mozzicone, che dicono di non gettarlo nelle foreste, nella selva, ma è talmente... Giustissimo. Talmente lontano e labile che in realtà ho quasi messo un po' la prima parola che mi è capitata a tiro.
purtroppo... Potendo scrivere un'altra parola, ti è venuta qualche altra idea? Sì, c'era cuore, nel senso metterci anima e cuore. Alcuni mozziconi di sigaretta hanno un interno che ha un gusto, ad esempio gusto menta, o ci sono diversi gusti, quindi c'è una parte che magari si chiama cuore, ma magari no. Poi, quando ti vedo ho uno scatto al cuore. Scatto al cuore? Poi, più un colpo al cuore, ecco, forse. Cuore nera, nera nel cuore, quel nera... Nera nel cuore? No, quel nera ha a che fare con la bellezza. Con la bellezza? Sì. Si è belle le signore qua a casa, davvero, sono belle anche senza, ma volendo impreziosire il proprio sembiante, a volte anche noi, ad esempio in un film o a teatro, si può usare, è necessario usare quella lì nera per matita. L'occhio. Eh? Matita? La matita nera. Un mozzicone di matita è una matita particolarmente consumata. Certo. Guarda, c'ho solo questo, mi è rimasta corta corta, c'ho questo mozzicone di matita, ma meglio che certo. Niente, meglio di niente per scrivere. Scatto matita, matita a scatto. No? È una matita a scatto, esiste, esiste tu sei solo iPad, cose, tablet, no, digitale, no, per gli appunti. Non... Esisteva, in un'altra era, avevamo... il portamina, dove un sottile cilindro di grafite viene fatto uscire con un meccanismo a scatto, no. Appunto, detta anche matita automatica, la matita a scatto. La rivoluzione la possiamo fare nel bene, nella cabina elettorale, votando bene come? La matita indelebile. Con la matita copiativa, con la matita copiativa, e quindi il voto si esprime con un segno di matita. E poi la matita... ha un'anima, l'anima della matita, grafite. Costituita dalla bacchetta di grafite all'interno del contenitore di legno, e quindi l'anima della matita, la matita per andare a votare alle elezioni, la matita a scatto, un mozzicone di matita, la matita nera, la matita! È la parola! Ci riproviamo domani sera, Gabriele, e adesso che siate truccati, truccate oppure no, c'è il TG1, tutti insieme lì, davanti al TG1. Buona serata!